Avvocato Rodolfo Murra, consigliere segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la vostra presenza qui al Salone della Giustizia per sensibilizzare tutti? Senz'altro, l'Ordine degli Avvocati di Roma è l'ordine, diciamo, più popoloso d'Italia. Noi abbiamo 24.000 iscritti praticamente, quindi è un decimo di tutti gli avvocati italiani sono a Roma, iscritti a Roma. Abbiamo tantissime problematiche, quindi la nostra presenza qui è anche per sentire quello che avviene oltre che a Roma, in Italia, nell'ambito dell'ordinamento forense. Le principali problematiche che voi rilevate? Beh, il mondo della giustizia è forse più malato di quello della sanità. Se abbiamo problematiche nel civile, la lunghezza dei processi, abbiamo problematiche nel penale, il problema che non si riesce a fare questa riforma della giustizia promessa da Alfano, soprattutto col problema della separazione delle carriere, il problema nella giustizia amministrativa con un codice che è entrato in vigore 2 mesi fa e che potrebbe creare dei disservizi, problemi nell'ordinamento forense perché abbiamo una legge del 33, a distanza di oramai 90 anni ancora non riusciamo ad avere una nuova legge professionale. I problemi sono tantissimi. Bisogna vedere quali sono le soluzioni che si propongono. Si parla tanto di riforma della giustizia, cosa ne pensa? Quali sono secondo lei i pro e i contro delle proposte fatte? Ma il pacchetto giustizia è un pacchetto complesso, appunto, che va dal civile al penale. Qui il problema del civile è sostanzialmente lo smaltimento di questi 5 milioni di processi pendenti, perché la gente non può aspettare decenni per avere giustizia civile. Nel penale c'è un problema di parità delle armi tra pubblico ministero e difesa, e quindi il problema della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudicante è un problema avvertito. Secondo lei una soluzione, perlomeno nel civile, per velocizzare un pochettino lo svolgimento dei processi, quale potrebbe essere? Nel civile l'attenzione massima al principio del contraddittorio ha portato a una serie di pesi, contrappesi, di sfide e controsfide, di memorie e contromemorie, di repliche e controrepliche che ha allungato sicuramente i processi. Probabilmente come dire, un dimensionamento diverso dei tempi del processo porterebbe certamente a una contrazione senza necessariamente violare il diritto di difesa. E quindi adesso come adesso poi il problema è quello dello smaltimento dei 5 milioni di processi pendenti e lì probabilmente bisognerà fare uno strappo alla regola, nel senso bisognerà costituire delle sezioni di stralcio, affidargli soltanto a loro, a queste sezioni, lo smaltimento, altrimenti non se ne esce. Si parla tanto anche di riforma dell'ordine forense, cosa ne pensa? L'ordinamento forense ha bisogno di essere innovato perché c'è una legge del 33, quindi una legge datata e le avvocature hanno bisogno di avere un nuovo ordinamento. Il problema è che il pacchetto iniziale che fu presentato al Senato, condiviso da UOVO e CNF, è stato sostanzialmente approvato e licenziato dal Senato in modo assolutamente stravolgendo l'originario testo. Per cui tutte le innovazioni, dal filtro alla professione al modo di fare un esame diverso, sono assolutamente caduti. Si è completamente arrivati a un altro testo molto edulcorato che probabilmente non risolverà i problemi della professione forense. Si parla tanto in questo convegno, in questo Salone della Giustizia, di legalità e giustizia. Quali sono, secondo lei, i punti chiavi per raggiungere uno stato ma di maggiore legalità e giustizia? Il problema è culturale. Ci sono paesi dove andare dal giudice significa violare dei principi sacri. In Cina si va dal giudice e si considera un affronto alla divinità. È un problema culturale. Noi italiani dobbiamo cominciare a pensare che esistono modi deflattivi del contenzioso, bisogna cominciare a pensare in termini conciliativi, riuscire a risolvere le controversie in modo alternativo, perché il ricorso al giudice non può essere la panacea. Affollare i ruoli dei giudici sicuramente non significa avere necessariamente giustizia. Grazie. A lei.